Due parole da parte su Mourinho, le volevo dire, me le concederete, sulla sua reazione alla fine della partita, tendendo l'orecchio con tanto di mano dietro verso il pubblico dell'Allianz Stadium. Allora, Mourinho evidentemente si è comportato da buffone. Ma buffone proprio nel senso letterale del termine, cioè quello che sta lì per far ridere rendendosi ridicolo. E quello che è stato il suo comportamento, la sua reazione è giustificabile soltanto partendo dal presupposto di accettare l'idea che Mourinho non è un professionista. Perché se Mourinho è un professionista, quel gesto non lo fai mai e non è giustificabile mai. Non dovrebbe veramente mai capitare. Qualunque sia l'eventuale provocazione, o l'eventuale danno ricevuto. Mi piace citare in questa occasione Carletto Mazzone, perché tutti noi ricordiamo la leggendaria sua corsa verso la curva dei tifosi dell'Atalanta che lo avevano insultato, per tutta la partita nel derby contro il Brescia, vinto dal Brescia, rocambolescamente 3-2, la minaccia, vengo sotto la curva e poi la corsa insultante sotto la curva. Ebbene, in quel caso Carletto Mazzone, tornando verso la panchina e venendo espulso dall'arbitro, chiese scusa subito, più volte ha chiesto scusa successivamente, nei giorni successivi, nelle interviste, quando ha spiegato che cosa era successo, si è fatto il suo turno, i suoi turni di squalifica da allenatore, digrignando i denti, perché è sempre stato un personaggio sanguigno, genuino, vero, come ne servirebbero molti di più, nel calcio e nello sport in generale, ma anche direi nella vita. Però non è mai stato, perché è sempre stato sincero, è sempre stato onesto Carletto Mazzone, non subdolo. È qui la differenza, per cui ha sempre saputo che queste cose possono capitare, in chi vive il calcio con passione, lo sport con passione. Il punto poi è tornare al proprio posto e capire eventualmente, l'errore e chiedere scusa. Mourinho non fa parte di questa categoria di persone. Mourinho è uno che fa il buffone scientemente, non perché gli parte la vena, perché a Mourinho non è partita la vena ieri, era evidente. Ha reiterato il gesto più volte ed era tranquillissimo. Lo fa apposta per crearsi e mantenere in vita il suo personaggio che tira avanti da anni, tant'è che è più famoso per le sue uscite, per le sue battute che non, e per i suoi gesti, appunto, che non, come vero e proprio allenatore. E quindi non possiamo giustificare quello che ha fatto Mourinho con una reazione umana che tutti noi avremmo avuto, perché tutti noi magari avremmo avuto quella reazione agli insulti dell'Allianz Stadium, che tra l'altro erano la riedizione di quanto già sentito nella partita di andata all'Old Trafford, quindi i tifosi ovviamente della Juventus. Ma tutti noi in una reazione del genere, non saremmo dei professionisti, cioè chi di noi, sarebbe pronto a reagire così in un qualsiasi altro ambito della vita è perché non è un professionista strapagato, come Mourinho a quel livello lì. Quindi o accettiamo l'idea che Mourinho non è un professionista e allora gli stringiamo la mano perché ha avuto una reazione umana normale, direi, oppure evidentemente dobbiamo, semplicemente, condannarlo per il suo gesto. Pausa. Passiamo al discorso degli insulti, perché ovviamente non c'è soltanto da parlare, di Mourinho, c'è da parlare anche di tifosi della Juventus. Se Mourinho è stato un buffone, i tifosi della Juventus che lo hanno insultato sono stati dei coglioni. Molto semplice. È l'ennesima riprova che tra i tifosi della Juventus, special modo quelli che frequentano l'Allianz Stadium e quindi insomma, i settori più accesi di tifo, ci sono troppi imbecilli. Lo abbiamo visto in tante occasioni recenti, ne viene già parlato per tanti motivi: la questione dell'aumento dei biglietti, lo sciopero del tifo, le contestazioni, le multe fatte prendere appositamente alla Juventus, eccetera, eccetera. Quindi lo sappiamo bene. Perché sono degli imbecilli dal mio punto di vista? Perché non esiste che tu insulti così tante volte, un giocatore, un allenatore, chiunque, un presidente, chiunque. Per carità, lo sfottò c'è, ieri durante la partita si è sentito cantare più volte anche chi non salta inglese di merda, che vabbè, neanche i bambini a 13 anni, insomma. Però si capisce che ci può stare, insomma, lo sfottò e lo avrei accettato se fosse stato uno solo, una volta sola, ma farlo e ripeterlo costantemente per tutta la partita, anche quando la Juventus stava attaccando, come è accaduto nel primo tempo. Significa che tu non stai pensando alla tua squadra, non stai pensando alla partita, stai pensando esclusivamente a generare una polemica, di cui faremmo volentieri a meno. Quindi
Quindi è stato un atteggiamento stupido dei tifosi della Juventus, che hanno fatto quei cori, non di tutti, ma di chi li ha fatti, che è stato tra l'altro controproducente, quindi doppiamente stupido, perché se proprio vuoi sporcarti, tra virgolette, l'immagine andando ad insultare un professionista, che poi non lo è, però formalmente lo è, fallo almeno quando hai il risultato acquisito in tasca, così che non può venirti a sbeffeggiare lui. Invece, oltre al danno, la beffa, perché poi ci siamo beccati appunto la reazione di Mourinho, che a quel punto ha ragione, pur avendo sbagliato, nel senso, come a dire, adesso non mi fischiate più che vi ho battuti, non so neanche io come, anche un po' fortuna, però vi ho battuti. Su quello purtroppo ha ragione. Quindi Mourinho buffone, tifosi della Juventus coglioni, semplice. Altro step, passiamo all'ultima riflessione, il fatto che io come tifoso della Juventus, ma credo tutti, credo veramente anche i peggiori tifosi della Juventus, non possiamo accettare lezioni di etica su questo punto da nessuno. Quindi chiunque in queste ore, fin da ieri sera, si stia spendendo con sue osservazioni e considerazioni critiche, offensive a volte, denigratorie nei confronti del tifo bianconero per aver insultato Mourinho, farebbe bene a tacere. Nessuno ha la coscienza più pulita della nostra e di quella di chi ha fatto questi cori al punto da poter alzare il dito e giudicare. Non è veramente possibile, non è accettabile lezione alcuna da parte di chi martedì ha fischiato Arturo Vidal solo perché è stato un giocatore della Juventus. Non è ammissibile la critica, non è accettabile da parte di chi martedì ha fischiato Gianluigi Buffon solo perché è stato un giocatore della Juventus, e tra l'altro parliamo di Buffon, capitano della nazionale, quindi non è soltanto uno straniero qualsiasi come Vidal che è passato per l'Italia qualche anno a giocare nella Juve, ma parliamo di Buffon, un'istituzione del calcio italiano. E non è ammissibile, ripeto ancora, la lezioncina di morale da chi, sempre gli stessi che hanno fischiato Buffon, ha insultato, ha augurato la morte a un giocatore, Gonzalo Higuaín, che fino al giorno prima se lo tatuavano dappertutto. Quindi molto semplice, su questo veramente la lezione non può essere fatta da parte di nessuno e noi tifosi della Juve non l'accettiamo. Ho detto tutto quello che mi veniva da dire e che penso fosse opportuno dire come riflessione e approfondimento sul caso Mourinho. Chiudiamolo, anche perché probabilmente non incontreremo più Mourinho come allenatore del Manchester United, quantomeno. E niente, ditemi la vostra, parliamo anche di questa questione in maniera quanto più equilibrata possibile, come ho provato a fare io. Ci vediamo presto e sempre, forza Juve!